festa della mietitura di Falcineto quest'anno compie 40 anni e li festeggia in grande stile con un mix fatto di tradizioni del passato e proposte di ultima generazione. L'evento ormai è diventato punto di riferimento per agricoltori ed appassionati del settore del mondo agricolo della provincia di Pesaro e Urbino, prevede un ricco calendario di appuntamenti ad iniziare da martedì 28 maggio con le prove su campo dei mezzi agricoli. Quest'anno saranno curate le prove in campo da la ditta Class con i suoi moderni trattori, moderni mietitrebbie e in collaborazione con la Simoncini Macchine Agricole. Nello stesso momento faremo come al solito anche la giornata del grano organizzato dalla ditta Singenta in collaborazione con il Consorzio Agrario dell'Adriatico. L'evento poi si sposterà direttamente a Falcineto Park l'1 e il 2 giugno, dove già dalle 15.30 prenderanno vita i ricordi di un tempo con la rievocazione dell'aratura, della falciatura e della trebbiatura grazie agli antichi trattori d'epoca messi a disposizione dalla cooperativa agricola e dai collezionisti locali. Durante le due giornate, grande esposizione anche delle macchine agricole di ultima generazione. La mattina la 71esima assemblea dei soci della cooperativa, è questo il momento in cui chiamiamolo tra virgolette più serio, però abbiamo cercato sempre anche di mettere una novità. Quest'anno la novità è che proprio in occasione del 40esimo, perché la festa è 40 anni che si fa, ci sarà la partecipazione di Luca Vagnini, il noto cantautore fanese, che ha scritto e canterà per noi l'inno della festa della mietitura proprio per questi 40 anni. La manifestazione proseguirà con un ricco buffet, piatti tipici locali e intrattenimento grazie all'esibizione dei maestri delle scuole di ballo. L'evento terminerà poi con una serata danzante. Colgo l'occasione per invitare di nuovo tutti a venirci a trovare, perché sono sicuro che come al solito ci divertiremo, avremo dei momenti di riflessione e troveremo anche del buon cibo e tanto divertimento con le orchestre e le scuole di ballo. E a meno che non ci sia un diluvio, una roba esagerata, noi le manifestazioni si terranno tutte.